L'odierna edizione del Tutto Sport parla di addirittura 120 milioni di euro per la Juventus. Ma come possono arrivare questi 120 milioni per la Juventus? Beh, analizziamo tutto il dettaglio, cerchiamo di fare un quadro della situazione qui su FCM New Sport. Qui, mi raccomando, troverete sempre contenuti aggiornati ogni giorno, tutti i giorni, sulle vicende della vecchia signora. Tutto gratuito, vi ricordo che in un mondo dell'intrattenimento che vi chiede costantemente abbonamenti mensili, settimanali, giornalieri, costi, anche per poco, ma comunque qualcosa da pagare, qui è tutto gratis. Quindi, se vi va, siete liberi di seguirci in maniera costante, gratuita, per tenervi informati e per cercare di dare il nostro contributo all'informazione sul mondo Juve. Grazie per i 60.000. È un obiettivo unico, straordinario. L'unica cosa che vi chiedo, lasciate like a questo contenuto. Andiamo alla notizia, perché è una notizia francamente interessante, perché il Tutto Sport parla di un Juventus che è: come puoi fare mercato avendo non tantissimi soldi, avendo già speso qualcosina? Perché è arrivata l'ufficialità di Douglas Luiz, grandissimo colpo, è arrivata l'ufficialità di Di Gregorio, lo comincia a pagare l'anno prossimo, ma con Di Gregorio e Douglas Luiz soprattutto hai cominciato a vedere le primissime abilità di Cristiano Giuntoli, ossia vedi un ragazzo che obiettivamente è molto molto, diciamo, di un certo livello, e vedi anche Thuram, anche lui lo prendi a cifre bassissime considerando che fino all'anno scorso valeva 40 milioni e in scadenza di contratto, quindi lo prendi diciamo a cifre basse. Ma ora servono i soldi per altri colpi: il terzino, il difensore centrale, il centrocampista aggiuntivo, o meglio il trequartista, e può essere appunto Cup Miners. Come ci si arriva? Attraverso dei soldi che possono arrivare dalle cessioni. Addirittura ha stanziato un tesoretto da 120 milioni il Tutto Sport. Tutto Sport che fa proprio un elenco di giocatori che ti possono arrivare a portare a questa cifra. Partiamo dal primo, Federico Chiesa. Tutto Sport ritiene che per Chiesa possono arrivare nelle casse della Juventus 25 milioni di euro. Cifra, secondo me, ragionabile. E accettabile. Cioè, sì, è in scadenza, è vero, ma è pur sempre Federico Chiesa che stiamo quasi facendo passare come uno dei tanti. Questa cosa non è bella, cioè non mi piace il fatto che fino a qualche mese fa era la stella da cui ripartire, l'anno prossimo vedremo senza Allegri cosa fa, arriva l'estate, non rinnova e quindi dobbiamo assolutamente gettare fango su Federico Chiesa, un po' come fatto in passato con Paolo Dybala. Non è corretto. Cioè, le questioni extracampo, quindi il rinnovo, le trattative con la società, tutte queste robe qua, secondo me non devono minimamente intaccare quello che è il valore di un calciatore. Cioè, non è perché un calciatore della Juve è forte per noi, tornerà a essere grande. Quando si comincia a parlare di uno che vuole, che può lasciare la Juve, allora è, ma effettivamente dopo l'infortunio? No. Cioè, io sono di questa idea. Poi ditemi la vostra, questo nei commenti. Comunque, primo giocatore che può partire è Chiesa. Ad oggi non ci sono enormi trattative di mercato, ci sono soltanto delle chiacchiere con qualche club, principalmente italiano, ma il primo giocatore che può partire è Federico Chiesa. Valutazione giusta? Ditemi la vostra, questo nei commenti. Altro giocatore che la Juventus ha messo sul mercato e che può valutare in ottica uscita è Arkadiusz Milik. Per lui si parla di valutazione tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Cifra, secondo me, giusta, corretta. Anche in questo caso la fregatura di Milik è l'ingaggio, cioè guadagna quasi 4 milioni. E la Juventus sa che un club che lo prende deve in qualche modo anche, come dire, cercare di compensare. Cioè, me lo prendo, mi prendo il suo ingaggio e ti libero del suo ingaggio, ma tu me lo dai a cifra un esorbitante, ossia 7 milioni. La Juventus non è convintissima di Milik, non lo è anche per una questione prettamente fisica, perché negli ultimi anni ha avuto parecchi problemi fisici, e la Juventus pensa che con questo ragazzo si può racimolare una cifra del genere. Occhio ai pezzi importanti, perché la Juventus valuta un altro calciatore in maniera importante, Mattia Sulè. Il Tutto Sport dà una valutazione di 30 milioni, o meglio, la Juventus, secondo il Tutto Sport, potrebbe accettare un'offerta da 30 milioni. Quindi, praticamente smantellato tutto l'attacco, 25 Chiesa, 30 Sulè, 7-8 Milik, siamo a cifre importanti, la Juve potrebbe in qualche modo liberarsi di giocatori importanti, sì, ma acquisire un tesoretto importante. Io continuo a dire che su Mattia Sulè qualche piccola speranzella per la permanenza ce l'ho, perché francamente io credo che non sia corretto venderlo a queste cifre, a 30 milioni, quando magari tra qualche anno ti può costare un po' di più, ti può valere un po' di più. Soprattutto c'è la curiosità di vederlo in bianco-nero. Cioè, Chiesa l'abbiamo visto, Vlahovic l'abbiamo visto, Milik l'abbiamo visto, lui no. Quindi c'è la curiosità di vederlo finalmente una stagione piena
quasi a titolare in bianconero. Altra cifra che ti può arrivare dal mercato è quella per Nicolussi Caviglia. 6 milioni di euro. È un'operazione che si sta portando avanti con il Venezia da giorni. Vedremo se il Venezia chiuderà questa trattativa. Io lo spero, ma ancora è tutto in divenire. Giocatore che fin dalle giovanili sembrava uno di quelli che poteva esplodere al meglio. Poi però un po' infortuni, un po' una questione caratteriale, non abbiamo visto Nicolussi mai esprimersi né alla Juve né nei prestiti, Non abbiamo mai visto una super stagione Nicolussi ad altissimo livello, per cui ci sta la sua cessione, 5-6 milioni ritengo sia la cifra giusta. Altro esubero, altro giocatore che ti può lasciare un piccolo, ti può dare un piccolo tesoretto, ma soprattutto il tesoretto in questa cosa non è tanto quello che ricevi, ma quello che guadagni dal risparmio del suo ingaggio. Ed è Artur Melo. Giocatore che ancora una volta per il quarto anno in fila fa il raduno alla Continassa, ma poi lascia la Continassa per andare chissà dove. Valore che il Tutto Sport dà al giocatore, 8 milioni di euro. Cifra bassa secondo molti? Sì, probabilmente sì, ma è dovuto anche al fatto che stesso discorso legato a Milik, forse in questo caso ancora di più. Cioè Arthur guadagna quasi 5 milioni di euro a stagione, quindi devi trovare un club che ti dice sì, io lo prendo. Ti faccio risparmiare questi soldi, ma tu non mi chiedere 20 milioni di euro per Arthur, me lo prendo per 8, magari a lui do qualcosina in meno di ingaggio, ma io ti faccio un favore. Arthur, 8 milioni è una cifra che per un club che gioca molto bene al pallone, che domina il campo, può essere un'idea. Deve secondo me rimettersi in condizioni fisiche eccellenti, perché nell'ultimo periodo alla Fiorentina non lo era stato, però come valore ci può anche stare. Altro giocatore, McKennie, che addirittura il Tutto Sport va basso nei prezzi, cioè il Tutto Sport parla di 10 milioni di euro. Io francamente per McKennie, anche se scadenza, chiederei qualcosina di più. Stanno circolando delle foto con la nazionale americana in cui lui non sembra in una condizione fisica, diciamo, eccellente, per cui forse questa cosa un po' rallenta l'entusiasmo di chi lo potrebbe comprare, e forse è proprio per questo che il Tutto Sport abbassa la cifra a 10 milioni. Io ritengo che con McKennie siamo di fronte a un giocatore che, sì, è vero che è scadenza, ma devi approfittare della buona stagione fatta l'ultimo anno, Perché siamo stati un anno a dirci, bella stagione di McKennie. È vero anche che chi non lo guardava vicino all'estero magari prende il telefono e dice, vediamo quanti gol ha fatto, 0. Quindi già c'è un problema. Io credo che la cifra giusta sia 15 milioni. Per 15 milioni è giusto mandare via McKennie. Altro giocatore che sicuramente un esubero è Kostic, valutato dal Tutto Sport 8 milioni di euro. Valore di mercato 8 milioni di euro, anche lui è un giocatore che ti libera un ingaggio semi importante, un po' meno di 3 milioni, ma soprattutto un giocatore che non c'entra nulla col tipo di gioco di Thiago Motta. E poi andiamo uno degli ultimi. Secondo me uno di quelli che veramente se lo vendi è proprio a malincuore, ed è Huijsen. Valore di mercato 20 milioni di euro, giusto venderlo per queste cifre? Io continuo a dire no, perché giunto è stato chiaro con lui e con il Turace, già non quest'anno, già a gennaio, quando è stato detto prestito sì, perché noi in questo momento non ti riteniamo pronto né per quest'anno, considerando l'anno scorso, né dell'anno prossimo, considerando questo sta per cominciare. È un peccato, francamente un peccato, però la Juventus ha come la percezione che in questo momento stia cercando giocatori belli che pronti. Cioè il Todibo di turno lo cercano perché è un po' più pronto di Huijsen, magari Huijsen in prospettiva è più forte. Però 20 milioni secondo me sono una cifra un po' bassina, o meglio, per quello che ho fatto vedere è giusta la cifra, perché 30 sono troppi per uno che ancora non ha fatto una stagione piena in campionato ad alto livello. Ci sta. Però francamente ho paura che poi oggi vale 20, tra 2 anni questo ti vale 60 e tu stai lì a mangiarti le mani perché magari sei con Todibo che non sta facendo granché. Vedremo. Altro giocatore in uscita è Rugani. Da lui possono arrivare 4 milioni di euro, una cifra francamente che ci può stare. E poi abbiamo De Sciglio. De Sciglio io credo che Tutto Sport ha una valutazione di 1 milione. Io francamente anche gratis, arrivederci grazie, ma comunque quel milioncino ce lo prendiamo volentieri. E poi chiudiamo con Szczęsny. Addirittura il Tutto Sport ha un valore tra i 3 e i 4 milioni. Insomma, milioni in più, milioni in meno, credo che questa Juventus con tutte queste cessioni possa avere un tesoretto a 120-130 milioni. Ma la cosa più importante è che risparmia tanti soldi anche di ingaggio, perché Szczęsny è uno che guadagna 6 milioni e mezzo, tutti gli altri hanno ingaggi importanti, De Sciglio, Rugani, tutti questi giocatori che hanno gli ingaggi francamente anche a tratti, francamente non dico inutili, ma quasi. Quelli, poi c'è McKennie, c'è Chiesa. Tra questi i veri grandi dispiaceri nel vederli in questa lista sono Sule e Huijsen. Due giocatori che francamente io terrei, anche in virtù di un gioco che può essere in linea con le loro corde e anche in virtù di un calcio sostenibile che ti possono servire sul campo, ma secondo me l'anno prossimo questi ragazzi, se oggi valgono 30 e 20, l'anno prossimo possono valere il doppio, se non il triplo.
Io francamente ci penserei due volte prima di venderli, ma spetterà a Giuntoli prendere questa decisione. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti, cosa ne pensate di questo tesoretto Juve e perché questa scelta può essere valida. Parliamone, creiamo un bel dibattito nei commenti.